Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Cosa dobbiamo dire? Cosa dobbiamo dire? Intanto, amici di Vitine Non... Che ventata di vittoria sensazionale! Che ventata di vittoria sensazionale! Anche se abbiamo giocato, no, bene, benissimo, però ogni volta io aggiungo sempre un però, perché ci vuole sempre un però. Ad ogni partita della Juve. Non è per fare critica, perché non faccio critica in questa vittoria sensazionale della... Sensazionale, adesso paragoni eclatanti. Calma. Hanno giocato con lo Zenit, non è che abbiamo giocato con squadre di alto livello. Parolina, però. Ragazzi, però abbiamo visto una Juventus finalmente unita, diciamo, con giusto organico, con giusta cattiveria un pochettino agonistica, anche se al centrocampo, sul più bello, che ogni volta facevamo delle ripartenze, non lo so perché certi giocatori, non lo so, questa è la mia impressione, invece di correre, pestano per terra. Cioè, non è che, cioè, corrono, però hai la convinzione che fanno fatica a correre, non lo so, non hanno lo sprint giusto per andare avanti, non lo so, là dipende dalla tecnica dei giocatori che abbiamo. Bene, dettagli lasciamo perdere, vabbè, questo è il mio pensiero. Però ragazzi, l'unico giocatore che ci tiene in piedi, che ci tiene in piedi, almeno se non si infortunia, perché noi quando abbiamo in squadra un giocatore chiamato Dybalino, Paolo, Dybalino Dybala, noi rischiamo sempre di perderlo, o chi si infortuna. E contro lo Zenit abbiamo visto un Dybala rinato, con due gol di controbalzo, un calcio d'angolo, un tiro che il portiere non ha visto, è passato una meteora, puff, a posto, è passata una meteora, la spedita in porta, la palla, e siamo a posto. Secondo gol, perché ne ha segnati due. Secondo gol. Era rigore, diciamo... Un rigore regalato. Ma questo è il mio pensiero, dopo non lo so. Dopo... Ovviamente il rigore c'era, per carità, però.
Posso essere, sono obiettivo, sono youtuber, eccetera, adesso non sto a criticare avanti, perché so, parte sono un piccolo youtuber, nessuno mi calcola, porta. Ma questo pensiamo più avanti, se per caso ci sarà qualche critica. Però con me non ci sarà tante critiche. Comunque, secondo gol, rigore, e la partita cambia di mentalità, perché la squadra finalmente ha avuto un impatto positivo anche di morale della squadra. Morale della squadra ha avuto un'evoluzione, anche se abbiamo giocato con lo Zenit. Però l'unico giocatore che dopo ha segnato il 4-1, il 4-2, scusate, il 4-2, perché non interessa dei gol subiti, però l'importante è fare gol più dell'altra squadra. E quello è l'importante, è lo scopo del calcio. Segnare più dell'avversario. E la Juventus è sempre approdata in Champions con una nuova convinzione di poter vincere partite in Champions con determinati gol di scarto. Però mi par strano. E il giocatore in questione è Morata, che non me ne sono dimenticato. Comunque, caro Allegri, la domanda che ci facciamo, perché in Champions, a parte che in Champions dobbiamo avere un'altra mentalità, perché è l'obiettivo nostro in Champions. Però la domanda fondamentale: perché la Juventus con Allegri ha due facce diverse? In Champions abbiamo una mentalità e in campionato abbiamo una mentalità di merda. Perché? Perché è un atteggiamento sbagliato. Allora, Allegri, perché? 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 Non ti interessa il campionato? Dillo. Non ti interessa il campionato? Puntiamo subito alla Champions? Dillo ai nostri tifosi, dillo. Dillo apertamente, in conferenza stampa, ai microfoni. Ragazzi, abbiamo sbagliato. Atteggiamento in campionato, boom, ci concentriamo solo sulla Champions. Ma bisogna dirlo, non nasconderlo. Perché è normale che ti viene addosso critiche. Perché? E questo dopo concludo. Perché? Ho anche perso il filo del discorso. Perché quando vinci in campionato, no, vinci in campionato, no, vinci in campionato, ecco, sono un bambolato perché fare video qua, ragazzi. Perché quando sei in difficoltà in campionato con le altre squadre più deboli che si sono rinforzate, fai buone prestazioni in Champions. A parte che siamo direttamente in quarti di finale, quello è l'importante. Sappiamo che la Juventus non speriamo che punti un po' più in alto, però se incontriamo più squadre più
più consapevoli di fare più gioco, più inventive di gioco, più aggressività la Juventus perde di orientamento, però non lo so perché in campionato ai stessi giocatori che hai messo in campo contro il Verona, cioè non è cambiato più di tanto la formazione, eccetera, eccetera. Quindi sono giocatori. Però la domanda è perché in campionato fai partite di merda e in Champions si vede la vera Juve? Punto di domanda. Ragazzi, commentate qui sotto. Iscrivetevi al canale, video lungo, lo so, però ragazzi, una bella Juventus, un bel atteggiamento però hanno tanto da lavorare. Sotto certi aspetti, però dai, la Juventus sta convincendo in Champions. Dopo il campionato si vedrà la solita Juve di merda. Quello è poco ma sicuro. Va bene, ragazzi? A posto. Scusate se il video è lungo. Tanto non... Il mio pensiero l'ho detto, a posto. E ci sentiamo, ragazzi. Sempre forza Juve. Speriamo almeno la soddisfazione di vedere una bella Juve in Champions. In campionato non ce ne frega niente. Ragazzi, dai, ci sentiamo, ciao a tutti e sempre forza Juve.